Molto chiari, di carattere etico soprattutto, dei quali i nostri relatori e l'autrice ci parleranno. Intanto prima però passerei la parola a Laura Bloch, il rappresentante dell'editrice di Phoenix. Mi ero concentrato tutto sul cognome, era più difficile. Luna Bloch, chiedo scusa, editrice appunto di Phoenix. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie alla Libreria Raffaello per averci accolto. Stasera presentiamo l'ultima opera di Silvana Campese, nostra scrittrice già con Raffaello del Giorno Celeste. L'opera che presentiamo stasera si chiama Le Mode dal Futuro e siamo molto orgogliosi di averla pubblicata. Noi siamo una casa editrice partenopea, giovane, e pubblichiamo opere di narrativa, fumetti e saggistica. Stasera abbiamo con noi dialogo con l'autore, il professor Lucio Vigenti, il giornalista Pino Cotarelli, poi la giornalista Davide Cerbone, con le letture della giornalista attrice Rica Buongiorno. Vi ringrazio a tutti e vi invito a visitare il sito www.phoenixproduzioni.com. Buonasera. Ecco, allora possiamo cominciare. Diciamo il primo argomento nel quale vogliamo tuffarci con questa presentazione è quello diciamo, una descrizione del gruppo degli inseparabili, che è il gruppo che poi ritroviamo durante tutto questo lungo viaggio, che è un viaggio da un passato diciamo di distruzione, perché il romanzo comincia in un mondo devastato da un disastro ambientale, non meglio definito, da una catastrofe, ma si scoprirà, si capisce ben presto, che questa catastrofe è imputabile agli abitanti, agli inquilini. Io passo la parola a Pino Cotarelli, il giornalista Pino Cotarelli, che ci racconta un po' le dinamiche che regolano, diciamo, i rapporti tra gli inseparabili. Questo gruppo che poi diciamo è centrale oggi nella canzone. Si sente? Buonasera a tutti, un saluto particolare agli amici di Phoenix, ci vediamo dopo tanto tempo ed era ora di vederci. Saluto anche Anita Curci, che ci coinvolge sempre in queste iniziative molto simpatiche e carine. Un ringraziamento a Silvana Campese che ci ha voluto i relatori. Vado a presentare questo libro molto interessante perché già il titolo Memoria dal futuro, no, già avere memoria dal futuro è una cosa molto insolita, no? Perché oggi hanno le memorie di adesso, quelle precedenti, quelle del futuro in cui è un libro quindi che richiede sicuramente la lettura, è sicuramente un romanzo, ma sicuramente è un libro che va letto con molta attenzione, molta competenza. Non è facile, dico subito, perché c'è una filosofia che la Silvana Campese ha messo in atto, che richiama un po' quei romanzi, diciamo, di fantascienza che hanno a monte una filosofia che bisogna conoscere, una storia che all'interno di questa storia si evolve questo gruppo, questa persona organizzata in certo. La prima cosa che vi volevo dire è questo rapporto della scrittrice con il libro, che è come se il libro diventasse un personaggio, e questo personaggio in pratica colloquia con la scrittrice. Ed è una cosa molto carina, perché è come se fosse un figlio che nasce, questo figlio che nasce in varie strade, con varie foglie, poggiato su uno scaffale. E la scrittrice che la madre, non la madre, lo fa evolvere, scrive ancora. E scrive perché vuole scrivere un libro, ma vuole incominciare a dare una testimonianza
a una generazione di giovani. Il libro si muove in un ambiente un po' strano, un po' fantastico, in cui, diciamo, e questi personaggi vivono in questa caverna, in questo recinto. Già ci sembra strano un approccio, diciamo, però con un certo sforzo capiamo che questi personaggi che stanno all'interno di questi recinti sono personaggi che devono scoprire perché quell'anno in cui vivono sono ridotti in quella condizione. Probabilmente c'è qualcos'altro che è accaduto. E personaggi come Cicero, che è un personaggio che l'autrice ha già trattato in un altro libro, Cicero è un personaggio particolare perché ha una sensibilità particolare ed è un prediletto perché avverte e sente le voci ed è capace anche di trasmettere queste voci ad altri, e queste voci sono provengono da probabilmente un passato che man mano lui incomincia a scoprire. La voglia di scoprire questo passato lo fa, diciamo, trasgredire. In questa organizzazione trasgredire significava uscire fuori dal recinto, fare un percorso di 12 ore e tornare dopo un anno. In questo percorso ci sono delle scoperte che lui farà. E in questo percorso si unisce ad altre persone. Diciamo subito una cosa, poi magari parlando del lavoro. La Cattese mette in questo libro una serie di sintesi di vita, di concetti di vita suoi, e gli regala ai personaggi, e i personaggi parlano come se fossero maturi al punto tale, diciamo, da riuscire a trasmettere i concetti di vita vissuti. Sono tanti sulla maternità, sul femminismo, ce ne sono tanti concetti, ma sono concetti che sono di Cattese, che li ha elaborati, li ha vissuti, li ha maturati e li ha assegnati ai personaggi. Ora, ci sarò questo personaggio, ma il corso lo fa insieme a delle persone. In realtà questa organizzazione è un'organizzazione che ha diciamo, madri e padri di tutti i figli, generano i figli in maniera, diciamo, non legata alla famiglia. Ognuno ha la possibilità di generare in questa organizzazione, se le madri sono madri, i padri di tutti i figli, perché non sanno neanche i figli che hanno. Questo poi sarà scoprire. Sì, per cui una di queste donne con cui ci sarò giace in uno di tanti di questi punti è Flora, fa parte di questo gruppo di inseparabili insieme a un amante, una donna che lui ama molto ma non ha ancora avuto questo rapporto, che Flora, ma c'è anche Saronia, che è quella che dopo, attraverso i quali si spiegherà l'intera storia di quello che è avvenuto prima, che la nuova esistenza, di autonomia. Cosa ha portato alla distruzione? 8 minuti e 32 secondi dopo cambia la battaglia. Cosa ha portato alla nuova organizzazione in cui loro vivono? Serviranno a questo gruppo dei tre, anche Giuditta, Domenico e Federica, che sono altre tre persone che gli aiuteranno a scoprire ulteriori particolari, e che alla fine in realtà scopriranno tante situazioni che hanno dei legami anche familiari nel passato. Volevo chiedere a Silvana Campesi, si parlava
di questo passato, un passato che i protagonisti durante questo lungo complesso viaggio verso la conoscenza vogliono in qualche modo superare, vogliono sovvertire, quindi il passato viene definito passato proibito, no? Vogliono, diciamo, c'è una costante durante questo viaggio che la tensione verso il futuro è la tensione verso una speranza di un miglioramento, no? Un miglioramento anche delle classi politiche, un miglioramento del senso civico, etico degli abitanti del pianeta. Allora, intanto, prima di approfondire il discorso sul senso dei vari temi, passato proibito, passato diciamo più recente, il futuro, eccetera, eccetera, io direi di dare spazio alla lettrice perché incominciamo a conoscere i personaggi che fanno parte del gruppo degli inseparabili. Il gruppo degli inseparabili si forma nel villaggio che è alle falde di una montagna, che è questo recinto di cui parlava Pino, e che è una dimensione arcaica, perlomeno in apparenza. Per levarti la mascherina. Perché bisogna evitare che la conoscenza del passato arrivi in tempi prematuri e quindi fino a che non si è sufficientemente idonei alla conoscenza del passato si viene allevati e cresciuti nell'ignoranza di questo passato, però non nell'ignoranza in assoluto, che anzi questa dimensione arcaica facilita tutta una serie di apprendimenti molto importanti nella relazione di una comunità, perché la caratteristica principale è che abbiamo una comunità che si vive proprio all'insegna del bene comune, dell'interesse comune. Allora, lì si forma il primo gruppo che sono, ci sarò il protagonista, sarò la compagna che poi è quella che lui ama profondamente, l'altra che, a cui vuole molto bene, con la quale sicura si lega di un affetto profondo, Flora, e sono loro tre il primo nucleo. Poi durante il viaggio, perché scappano via dal villaggio, trasgrediscono, diciamo, quindi riescono ad allontanarsi per andare alla scoperta di questo mondo che non conoscono e di questo passato, per capire appunto come si è arrivati, dove stanno e nelle condizioni in cui stanno, durante il viaggio incontrano Federico, che è la fonte principale di conoscenza, perché è dotto, colto, enciclopedico, e quindi io mi servo di questo personaggio in particolare per trasmettere la conoscenza di una lunga storia, e affronto vari argomenti, tocco tantissimi argomenti. E poi Domenico e Giuditta, anche loro, in grande età, anche loro più esperti in tante cose, anche perché vivono nel centro, cioè in una città, in un recinto, diciamo, un po' più grande, che è organizzato anche per i terzi. Quindi adesso Enrico Congiorno ci legge qualche passaggio del libro. Il microfono. Allora, no, non userò il microfono perché penso che con il microfono si crei ancora più eco, almeno questa è la mia impressione. Proviamo, insomma. Io proverò la prima lettura e sarete voi a dirlo. Allora, leggerò dal capitolo 3 del libro. Non si sente? Nulla? Io sto ricordando. Allora, dicevo, leggerò dal capitolo 3, il piano e la fuga. Avevo maturato una consapevolezza in più, il bisogno di aiuto. Non c'era dubbio. A quel punto, solo Sarli e forse anche Flora avrebbero potuto essermi complici. L'una per solidarietà e affetto,
anche se molto rispettosa delle regole com'era, avrei dovuto testare prima il terreno. L'alta per connivenza. Non era stata mia complice? Non aveva forse chiesto informazioni sulle notizie necessarie? Altro che Ulisse. Flora era intrigante e curiosa, quasi quanto me, dopo tutto. Quanto avrebbe gioito e si sarebbe esaltata a sua volta, sapendo di poter condividere un piano così straordinario come il mio ed essere partecipe di notizie così. E dovevo ormai ammetterlo, mi stimolava e mi attraeva molto. Se davvero invece era l'Odisseo, se quello era il mio destino nei disegni, ebbene io, a quel punto, ero pronto a tutto. Scilla, Caribdi, Polifemo, Circe, lo stesso Nettuno investito in persona, finalmente. Eppure il dio di Dante, pronto anche a morire per meriti o per demeriti. Non aveva più importanza e non facevo più distinzione. Pronto a morire, pur di sapere, pur di viaggiare nella conoscenza e nel mondo, verificabile e non verificabile. Io ci sarò! Esclamai a voce alta, ma non parlavo soltanto io. Sarolì e Flora non furono solo complici, passive e ammaestrate. Superarono di gran lunga le mie aspettative, aderendo con convinzione ed entusiasmo, esponendosi con determinazione e coraggio al rischio di dover lasciare il recinto nude e con la sacca come me. Soprattutto dimostrarono nel corso di quelle frenetiche notti una efficienza e una resistenza insospettabili e mi furono di grande aiuto nella scelta della rifurtiva e nell'organizzazione del piano. In verità avevo sottovalutato entrambe. Dell'una avevo sempre pensato che fosse docile, ossequiosa delle regole, fondamentalmente timorosa e timida, e avevo sperato solo nel nostro antico e gioioso cameratismo. Dell'altra non mi aspettavo altro che un'alleanza fondata sulla curiosità e puntavo soprattutto sull'apporto di energie e di forza muscolare. Scoprì Galassia Clio, ripeto, è un personaggio che mi corrisponde quasi perfettamente e attraverso quello che lei dice e che trasmette ci sono anche dei fatti proprio, delle esperienze concrete vissute da me. Naturalmente non faccio riferimenti espliciti, insomma, però sono realmente vissuti, accaduti e che hanno dato poi a me molto da soffrire, molto da riflettere e molto da elaborare. Ci sarò poi il personaggio maschile che mi ha ispirato, il figlio di mio fratello, che sta là. Mio fratello sta là, lui non c'è, Daniele, che all'epoca era un ragazzo giovanissimo. Mi ha ispirato per il suo carattere, per il tipo di rapporto forte che avevamo, di grande affetto, e perché in qualche modo ci sarà rappresenta anche il figlio maschio che io avrei voluto. E quindi ho proprio scelto di creare questo protagonista maschile anche per rivalutare un po' il senso e la bellezza del maschile. Sì, certo, non a caso. E infatti leggendo il libro si capisce anche perché c'è questo desiderio di un'armonia, di un ritorno all'origine anche in senso appunto di completezza, di perfezione, di armonia tra maschile e femminile, che non sono due dimensioni separate, perché stanno in tutti. Naturalmente c'è una gradualità, un ventaglio enorme di possibilità, ma stanno in tutti, quindi la bellezza del maschile
è la bellezza del femminile, il positivo del maschile e il positivo del femminile. Quindi c'era questo desiderio, diciamo, di fare un discorso anche un po' più in questa direzione. Ma soprattutto c'era la forte spinta sul piano politico e sul piano etico, insomma, che mi ha stimolato. E l'altro fatto importante, e mi collego alla domanda per cui la pandemia, è che già allora c'erano dei segnali fortissimi di quello che poteva disastrosamente essere il futuro da vari punti di vista, anche dal punto di vista dell'inquinamento dell'ambiente, delle crisi climatiche, della diffusione delle pandemie a causa dei virus che saltavano di specie. C'erano proprio già allora dei segnali fortissimi, quindi voglio dire, quindi a distanza poi di tempo mi sono resa conto che tutto questo era estremamente profetico ed era estremamente attuale, e quindi è venuto fuori il desiderio di ridargli dignità e vita ora, oggi, e dare più spazio proprio al problema climatico, che è secondo me in questa fase una priorità assoluta, la priorità assoluta. E non a caso in alcune anche presentazioni precedenti dei collegamenti che abbiamo fatto online oppure con la scuola a Taranto eccetera, con Lucio Righetti, che è poi un amico con il quale un po' di anni fa, nel 2015, abbiamo realizzato anche un evento importante, perché facevamo a Napoli la manifestazione per il clima il giorno prima della conferenza di Parigi, che sappiamo era una conferenza sulla quale puntavamo tutti noi, che abbiamo lottato tanto per l'ambiente, per l'habitat, per il mare, per il clima, e che poi invece insomma fu una grande delusione, perché come al solito si parla, ma non si concretizzano le cose che vengono messe in evidenza. Ricorda che oggi è la giornata mondiale degli oceani. Oggi è la giornata mondiale degli oceani. E io poi, tra l'altro, anche come gruppo storico femminista, perché ho fatto parte da tanti anni, e per tanti anni del gruppo dell'Emenesia, che è fondato da Lina Mangiacarne, diciamo, ho lottato insieme alle compagne, ci siamo molto espresse a livello artistico, a livello culturale, con manifestazioni, eventi, eccetera, proprio per la difesa del territorio, il recupero del mare e la ricerca, insomma, dell'armonia e della bellezza. Questo è quanto. Grazie. In questo viaggio fantastico, epico, avventuroso, che è la cronaca sostanzialmente di una rinascita, di una nuova ingenesi, o almeno la speranza di un nuovo mondo, no? Della nascita di un nuovo mondo, è centrale dall'intervento narrativo, emerge in modo chiaro la necessità di un cambiamento degli stili di vita, no? Del pianeta. E quindi è centrale, come dicevamo prima, il tema ambientale. E per questo abbiamo qui Lucio Righetti, che è esperto di tematiche ambientali e che ci racconterà il suo punto di vista sul libro, non solo. Grazie. Qua siamo in tema di pandemia, purtroppo, bisogna stare attenti. Abbiamo passato questo lungo periodo che però ci ha fatto riflettere. Se ricordate, qualche decina di mesi fa girarono su web alcune fotografie del salmo pulito, del mare pulito, dei delfini all'interno del golfo di Napoli, cioè situazioni che non si vedevano perché l'antropizzazione del pianeta, delle città, delle periferie, chiaramente non consente alla natura di essere così pervasiva come invece vediamo all'interno del libro. Mi ha fatto riflettere il libro di Silvana, perché parla di una fantascienza distopica, parla di una fine del mondo con una rinascita del mondo. E
questi concetti sono molto sinergici, perché la rinascita della natura dipende dalla rinascita personale, quindi dalla rinascita, no, è solo la volontà, non si è fatto male nessuno, quindi dalla rinascita di una coscienza collettiva, no? Perché qui adesso purtroppo vediamo che il sistema tende a ricrearsi, c'è finita, è andato tutto bene. Dopo 3 milioni e mezzo di morti nel mondo, 126 mila in Italia, non è andato tutto bene. E purtroppo la cosa pericolosa, diversamente da ciò che immagina Silvana, una rinascita culturale, quindi una rinascita delle coscienze in un momento successivo a pandemie, distruzione del mondo, distruzione dell'ambiente, lì nel libro si nota una presa di coscienza, un automatico rinascimento da parte dei giovani che si riappropriano della cultura per riguardare il passato con coscienza critica, cosa che invece noi non stiamo facendo. Quindi ben vengano questi momenti di riflessione, peccato che siamo tutti oltre 50, forse un po' di più, sarebbe bello avere più giovani, magari, perché potrei dire molte cose. Potrei dire che la nostra memoria è molto labile. 1800. Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche. Questo è il tema, lo diceva bene Silvana prima. È qui, è ora, è adesso, è il tema. Il pianeta purtroppo è uno solo, lo dicevo l'altra volta con i ragazzi di Taranto, no? Voi non siete il futuro, siete il presente, perché se tutti noi consumassimo quanto consuma un abitante degli Stati Uniti d'America, ci vorrebbero 4 pianeti ogni anno. Abbiamo vissuto giorni fa l'overshoot day, cioè ciò che si consuma in 4 mesi è che la natura è capace di ricreare in un anno. Se ognuno di noi consumasse come un rappresentante, come un cittadino europeo, ci vorrebbero 2 pianeti. Non è sostenibile, il pianeta è uno solo, non ce n'è un altro di riserva, non ce n'è un altro di scorta. Quindi dobbiamo modificare, come è successo nel mondo dopo il disastro ambientale, bisogna modificare i propri stili di vita. E a questo punto vi voglio leggere 2 riflessioni che mi vengono sempre, forse sarà un po' lungo, cacciatemi via se a un certo punto vi ho seccato. E questo qui l'ha detto Tiziano Terzani, che in un convegno con degli studenti, quindi con dei giovani, diceva queste parole: voi che siete una nuova generazione, guardate ai fatti, leggete, informatevi, non prendete per garantito niente. Non credete a niente di ciò che viene raccontato, fatevi la vostra verità, una verità in cui potete credere e a cui dedicare la vostra vita. Gandhi una volta disse: la verità è il mio Dio. 2 anni dopo scrisse a colui a cui aveva scritto e disse: il mio Dio è la verità. Che significa? Che questo sistema informativo non ci dà la dimensione di quello che sta accadendo. Greta Thunberg, con la quale abbiamo interloquito spesso, noi siamo fondatori del movimento Friday for Future a Napoli, dice sempre: è finito il tempo delle chiacchiere, se voi aveste la vostra casa in fiamme, tutti i giornali in prima pagina parlerebbero della casa in fiamme. Oggi i quotidiani non parlano di ciò che sta succedendo, si sciolgono gli oceani, muoiono i pesci, siamo pieni di microplastiche, siamo tutti ammalati, i virus escono fuori dalla deforestazione che facciamo. Questo è il tema, questo. E qualcosa per... l'unico tema. Una cosa che mi entusiasma sempre è che noi abbiamo una cultura giuridica qui in Italia enorme, siamo dei fari per il mondo, no? E ci sono delle persone che non sono abbastanza esaltate. C'è Gustavo Zavarpesky, che è uno dei miei maestri, io sono ammirato dalla lettura della Costituzione, che dice:
Impegniamoci in ogni luogo della società per scuotere l'apatia, promuovere ideali, programmi, perché no, utopie collettive. Tutto ciò è la linfa, la condizione necessaria della vita democratica. E l'ho scritto in Imparare Democrazia, Gustavo Rosario Borghese. Questi libri ci devono scuotere, ci devono insegnare che non dobbiamo fare scivolare le cose sul nostro corpo. No, dobbiamo impegnarci tutti i giorni. Io mi onoro di fare parte di una rete di cittadini attivi che si occupano nel piccolo. Non possiamo impegnarci nel grande, perché nel grande ci sono i politici, ci sono i finanzieri, ci sono i leader di partito, ci sono quelli che guadagnano centinaia di milioni di euro vendendo roba online, facendo camminare macchine, inquinando il pianeta. Queste sono delle buste, però sono di pezza, non sono di plastica. Andiamo a fare la spesa con la retina, con le buste, mettiamo le cose da dentro ed evitiamo di consumare plastica. La plastica è uno dei problemi più grandi del mondo. Anche la compostabile. Anche la compostabile. Molti anni fa la plastica è stata inventata perché era durevole. Alcuni pezzi di plastica hanno la capacità di durare 3500 anni. Deve durare, non deve essere usata e gettata via, perché non si degrada. Non dovete comprare l'acqua in bottiglia. L'acqua del rubinetto è ottima, la volete frizzante, comprate l'idrolitina e poi portatevi dietro la borraccia. Non comprate le bottigliette da mezzo litro, perché poi dopo si devono buttare. E abbiamo riempito il mondo, il pianeta, gli oceani di plastiche e microplastiche. Questo è un errore dato dalla condizione politica, finanziaria e sociale che abbiamo creato. Non va bene, non è sostenibile, non lo possiamo fare. Dobbiamo fare come fanno Cisarosa, Rolli, Federico e gli altri, che decidono di conoscere, capire, crearsi la propria verità e modificare il mondo, perché il nostro compito è modificare il mondo. Grazie. Ma infatti, perciò dico, per me è prioritario proprio in assoluto il discorso adesso che riguarda la difesa dell'ambiente e soprattutto la lotta contro i cambiamenti climatici. E ho voluto dare quanto più spazio possibile a questa valenza qui del libro, ma è chiaro che nel libro ci sono moltissimi altri spunti di riflessione, perché io attraverso l'architettura del libro e i personaggi che mi sono inventata ho fatto in modo di poter offrire soprattutto ai giovani a cui il libro è dedicato un excursus, un percorso di conoscenza, di carattere storico, di carattere filosofico, di carattere anche scientifico, di carattere etico, certo è chiaro, politico, proprio perché, come dicevo in varie interviste, come ho detto anche quando ci sono stati collegamenti con le scuole, proprio perché la memoria, la memoria storica, la conoscenza del passato è fondamentale per la crescita di consapevolezza e anche di capacità critica, capacità di decodificare la massa enorme, il bombardamento enorme di informazioni non sempre, anzi quasi mai, corrette che ci vengono date e che più delle volte anzi sono strumentali per secondi fini che stanno sempre dietro le quinte della politica e dell'economia, che è un'economia malata, non è un'economia sana. Quindi dare chiavi di lettura della realtà ai più giovani non è una cosa facile, ecco perché poi io ho detto anche durante il collegamento che per i più piccoli, i più giovani, 14-15 anni, c'è bisogno di un accompagnamento nella lettura e nell'approfondimento del testo, anche perché affronto in alcune pagine argomenti inquietanti o addirittura argomenti
intriganti, argomenti di carattere erotico, di carattere sessuale, quindi un accompagnamento. I più grandi, 17, 18, 19 anni, ovviamente possono leggere in totale autonomia. Il mio desiderio era quello